E la ragazzi, salve a tutti e benvenuti con questa nuova parte su Xenoblade Chronicles 3. La scorsa parte sono successe un paio di cose. Innanzitutto abbiamo combattuto contro tre ragazzi dell'altra nazione. Inutile dire, questi tre ragazzi li avevamo visti anche dal trailer, sono in teoria gli altri tre protagonisti del gioco, anche se ancora non sappiamo niente perché per l'appunto sono nostri nemici. Però c'è stato anche un piccolo problema. È arrivato un terzo nemico, ovvero questo demone strano che si fa chiamare Moebius, che sembra avercela sia con noi che con gli Agnus, quindi ce l'ha con tutti. E nel mentre ci scannavamo, praticamente Vandam è riuscito in un qualche modo ad attivare un cristallo che in pratica univa le anime di Noah con quelle di Mio. Cioè si sono uniti e hanno creato una specie di demone nostro, con il quale poi abbiamo sconfitto Moebius e l'abbiamo fatto fuggire. Non prima però di aver attivato una specie di maledizione che diceva che praticamente tutti quelli che adesso incontravamo erano nostri nemici. Andiamo a vedere che casino è successo. E allora, per ora non mi sembra nulla di troppo complicato. Per ora. Ho paura per il futuro, sì. Però per ora non mi sembra nulla di complicato. Poi comunque c'è questo camfer che lo vorrei. Fammi vedere un attimo una roba. Dove siamo? Perché io volendo posso teletrasportarmi, eh. Ah, posso cos'è la velocità del cursore? Che figata. Questo è carino. Dobbiamo arrivare là noi intanto. Questo cos'è? Ah, il campo. Allora aspetta, sblocchiamo anche questo. Se è un campo. C'è un campo? Campo? Niente campo. Va bene, niente sbloccaggio. Fammi andare a vedere un attimo di qua. Magari ci sono robe da... No. Ok, non da questa parte. Se ci sono cose da... Cos'è? Ah. Bello questo. Menu rapido. Ok, questo ci sta. Questo lo apprezzo. Abbiamo il menu rapido per andare da una parte all'altra. Volevo vedere se c'erano tipo dei cadaveri in giro e se possiamo tramandarli appunto. Cioè da usare con Noah. O non possiamo farlo perché non guidiamo Noah. E in caso, è possibile cambiare da un personaggio all'altro? Perché quello potrebbe essermi utile. Per l'appunto, magari durante un combattimento, no, dici, preferisco usare uno rispetto a un altro. Non so dove sto andando, eh. No, infatti, completamente storto. Lei sbaglio o salta un po' di più? No, vero? Fa solo dei versi strani. Volevo... Fammi vedere un attimo. Volevo esplorare... Ah. Ok. Volevo esplorare un pochettino la zona. Tipo questo posso fare qualcosa? No. Perché abbiamo tutta un'area che non abbiamo visto lì. E adesso spero che sia come nell'uno. Nell'uno era comodissimo il fatto che se te non esplorai tutta l'area, perché per l'appunto nella mappa vedevi che c'erano degli angolini non esplorati. Però una volta che avevi preso tutto quanto, tutti quanti i punti, diciamo, andiamo in là, dai. Una volta che avevi esplorato tutti quanti i punti di riferimento, potevi, ti sbloccavi in automatico tutta la mappa. Era una roba bellissima. Che poi penso che l'abbiano tolta, mi pare. Difatti c'ho delle mappe che tipo sono in alcuni punti vuote. Quello volevo ucciderlo. È un tetrala? Mamma mia. Ho farmato così tanto negli altri giochi che davvero ormai... Ormai è così. Cioè a vista proprio. Forse un po' meno quelli dell'X, per carità, però... Maledizione, quanto tempo. Quanto cacchio di tempo che ho buttato. Questo posso scalarlo? No. Voglio vedere quel punto... Quel punto di interesse, quel... Quello là. Più che altro perché ci siamo passati noi lì. Non mi ricordo neanche già più questa strada. Forse l'avevo fatto in automatico, non lo so.
Non mi attaccare, please. Ma porco. State buoni. 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 Vedo là in alto che tra l'altro mi ha tenuto Noah come primo, eh. Quindi non so cosa cambia. Mi sa che è sopra. Non ci posso arrivare. Forse devo fare quel giro là, ma non posso farlo adesso. Va bene, ma devo tornare a piedi fin laggiù. Non posso neanche teletrasportarmi. Mortacci vostra. Sì, sì, sì. Voglio quel coso lì. Allora, questo vabbè, questo lo dobbiamo ammazzarlo. Ma voglio quella carcassa, eh. Lo fa. Va bene. Non schippiamo, ovviamente. No, ma goditela tutta. Tornerò a piedi, raga. Se non possiate trasportarmi da nessuna parte. Ok, allora sta zona con il camil morto me lo ricordo. E noi non dobbiamo arrivare qua, eh. Il senso di farmela tutta, fare tutta a piedi non l'ho capito. Perché magari tipo succedeva qualcosa in mezzo, no? Dici ok. Però vabbè, no, ci può stare perché magari mi sarei teletrasportato direttamente alla colonna 9. Riku so sleepy. Could do with long soaking bath. Oh, to be a carefree, not però non, boh, sì, non lo vedo troppo sensato. We'll be back soon. Oh. Look, friendlies. Hey, it's me, Lance from. Cut it out. We're your friends here from Colony 9. They're not listening, Lance. Dici? The spark. They may recognize us. Noah. Noah. We'll just have to fight back. Fight back? You're crazy. Just don't kill them. No, gli facciamo le carezze. Easier said than done. Wine later. It's time. Sono rimasti solo in tre. Dove sono gli altri? Allora, vabbè che adesso ho lei. Non posso fare molto, nel senso. Cioè, l'unica cosa che posso fare è tipo questo attacco qua. Lo stordimento. E gli altri funzionano ok, ma. E di questa casa è tipo un anello di cura. Possiamo andare tutti su una? Perché sennò fa questi attacchi base. Cioè la roba da curare ci sta, eh. Però non fa nient'altro. Ok. Guarda che sono scarsini questi, eh. Anche Vortice dovrebbe essere un attacco comunque. Sì, sì, un attacchino. Ok. Io guarda, curo meglio. Quasi mi conviene usare lei perché davvero. Perché se la usa la CPU non cura mai Lance. E Lance è sempre dietro l'infin di vita che chiede un attimo. Vita, please. Vita. Ma che sprazzo. E la stessa cosa succede dall'altra parte a Kivis. Ad Agnus. Ok, infatti ho detto dai ricordatelo che l'ha detto. Esatto. What was that? If we get any closer to Colony 9, we're just going to end up getting surrounded. We've no choice. We're gonna have to head back. E forse adesso mi aprono quel passaggio di là.
ovviamente. Bello poi che abbiano i colori dei laser anche tutti diversi. That light. Is that? What is it? I'll explain later. Right now we need to focus on getting out of here. E così ci ricongiungiamo con loro. E i Wolf. Quello era grosso comunque, eh? Oh, ora il controllo di Mio. Ruolo di difesa, appartiene alla classe Zefiro. Difensori attirano l'ira su di te. Ah, il tank. Il tank? E lui era Tyon l'attaccante? No, Tyon il curatore. No, era Tyon il tank. Aveva fatto anche la mossa da tankare i colpi. Tecniche di parate elusive per ridurre il danno subito. Sì, io questo lo odio. Parate, elusioni o reazioni che li interrompono. Conta un'azione di ruolo, la tecnica personale. Attiri l'attenzione. Fai lampeggiare la tecnica personale in blu mentre la relativa vara si riempie sensibilmente. Io un po' li odio. Non... Guarda là dietro loro. Fanno anche loro, ok. Io un po' li odio. Perché mi ricordo nel 2... già adesso nell'uno, anche nell'uno in realtà, che cacchio c'era Rain che c'aveva quelle tecniche che non mi piacevano per niente, che si bloccava lì, non mi piacciono, cioè c'erano quelle tecniche proprio da difesa che stai fermo, ti pianti lì, non puoi fare nient'altro. Per l'appunto nel 2 mi ricordo c'era una mossa che facevi e praticamente piantava lo scudo e rimaneva fermo lì finché non finiva la mossa. Cioè non potevi annullarla, niente. Devi star fermo lì. Non mi piaceva per niente. Sai che c'è lì sopra, scusa? Cos'è questo? Niente. Porca, c'è un segno. Un simbolo. Mi faccia vedere. Non andare da nessuna parte neanche con loro? Questo posso? Grazie. Questo? Sta roba la prendo, eh. Volentieri. Grazie mille. Tanto per ora dobbiamo arrivare lì. Vuoi che non ci ricongiungiamo? Non ho fatto niente con quella tank. Mi ha spiegato qualcosa ma non mi ha fatto combattere. Eccone un altro. Ah beh, combattiamo con loro. Sembra che sapessero che saremmo arrivati qui. Siete quelli che hanno attaccato la colonia e non vi lascerà scappare. Ok, quindi gli hanno impiantato dei ricordi. Qualcuno è di cattivo umore. Come se nessuno ci riconoscesse. Ora come ora questo non conta nulla. Ovvio che devi andare a priorità la nostra sopravvivenza. Vuoi forse venire fatta a pezzi da quei tuoi alleati? Non capisco. Non possiamo entrare nella colonia gamma senza risolvere la questione. Colonia gamma. Tyon, possiamo nasconderci da qualche parte? Al posto... Credo che il posto dove abbiamo detto addio ai nostri nuovi amici potrebbe andare. Cerchiamo di rallentarlo. Ok. Chi cacchio è l'attaccante tra di loro? Adesso mi fa fare il tutorial da tank. Allora, vabbè, l'ira, genera l'ira, attira l'attenzione dei nemici. Si usa attacchi potenti o tecniche curative e genera una grande quantità di ira. Un alleato è sotto attacco e rischia di essere messo fuori combattimento. Quindi accumuli l'ira e lo agri. Sì, sì, sì. Linea rossa o blu indica quali personaggi sono presi di mira dai nemici, collegando nemico e personaggio. Queste sono le linee di attacco. Se attaccante o guaritore, la linea è rossa. Ok, capito. Quindi se viene aggrato un attaccante o un guaritore, la linea è rossa e quindi devi stare attento perché loro hanno poca difesa e tutto.
Linea blu indica l'obiettivo del nemico, un difensore, dato che è specializzato in attirare e incassare gli attacchi, non dovrebbe avere problemi. Non dovrebbe avere problemi, bello questo. Ok, vedi, questa qua mi aumenta l'ira. Classi diversi di Agnes e Kivs ricaricano le tecniche in modo differente. Ho notato. No, non è vero. Le tecniche dei Kivs si ricaricano col passare del tempo, mentre quelle degli Agnes si ricaricano per gli attacchi automatici. Va bene, non è difficile per ora. Per le classi Agnus collegare gli attacchi automatici e tecniche non ne accelera la ricarica. Sfrutta questo vantaggio. Va bene. Understandable. Va bene, va bene, va bene. Non dovrebbe essere troppo complicato. Ovviamente il difensore fa meno danni, però resiste di più. Vabbè, oh. Buoni. Non mi sembra nulla di complicato. Squadra bianca. Spero che rimangano quelli colori, perché sennò è peggio. Squadra bianca ricarica con le combo e con gli attacchi automatici, come era in generale nel 2. E squadra... Raga, squadra bianca, attacchi automatici. Squadra blu col tempo. Squadra blu Xenoblade 1. Squadra bianca Xenoblade 2. Va bene. Facciamo finta di niente per ora. Il livello è rimasto uguale? Il livello è rimasto uguale. Perché sono all'11? Ma se riesco a liberarmi di questo. Ok. Cioè, hanno proprio ricopiato le cose in questo modo. Non è che le ha ricopiate. Le hanno unite. Hanno detto, ma sapete che voglio proprio che si unisca tutto in sto gioco? Questo è grosso. Vai. Questo la perdiamo. Questo la perdiamo di brutto. Trust me. Ok, non abbiamo neanche tipo delle mosse di niente. Bonus, abbiamo il bonus d'attacco verso chi ha l'ira. Abbiamo il bonus per aumentare l'ira. Abbiamo l'illusione up, ma non abbiamo niente. Questo è grosso comunque. Ok, allora, li ho tutti su di me. Se volete anche ogni tanto attaccare... O se qualcuno vuole curarmi, tipo. No? Ok. Dovrei aver aumentato l'ira, eh. Stiamo calmi. Sto guardando là sopra. Cioè, abbiamo dei pallini azzurri. Cosa vuol dire? Cosa sono quei pallini azzurri laggiù? Oh, ho vinto. Non stavo guardando. Stavo guardando quei pallini in alto che avevamo. Cacchio, no, è andata bene. È andata molto bene. Bravi. Ah, loro, sapete che mi piacciono un po' di più? Combattere con loro mi piace un po' di più. Perché comunque la roba del 2, del combattimento con gli attacchi automatici e non con il tempo... mi piaceva forse un po' di più. Del fatto di dover concatenare gli attacchi e tutto mi sembra più interessante rispetto a che semplicemente aspettare che passi il tempo per ricaricare la roba. Che è la stessa cosa che tra l'altro che ha messo nell'X. Anche nell'X c'era la ricarica con il tempo. E infatti mi piaceva poco. Poi nell'X ho fatto un bordello di robe. Un mischione di tutto hanno fatto. Allora vediamo un attimo dove cacchio sono. Andiamo avanti qua. Adesso nemici in generale possiamo lasciare. Anche che si vivano la loro vita, eh. Non mi preoccupa troppo. Però mi preoccupa. Cioè,
hanno messo questi oggetti collezionabili troppo grossi. Io devo prenderli. Sento il bisogno di prenderli. Se fossero un po' più piccoli, magari li lascerei. Non è vero, eh. Però allora, li lascerei lì. Tipo nel 2 ne saltavo diversi di collezionabili quando c'erano tutte quelle robe botanica, mineralogia. Nell'uno li andiamo a prendere comunque tutti. Che palle. Eccoci. What? What? Già. Much as I love a friendly reunion, what exactly are we doing here? Yeah, è finita la nebbia. Me. I'm starting to get antsy here. What he said. And how do you suppose we feel? Tyon, don't be like this. Reel it in a little. You guys, you want to survive? Live on? Hold the torch? Good question. What? Guys, let's live. Let's survive. What kind of pep talk is that? Of course we're gonna survive. Well then, we know where to go. The city. The sit? What are you even... In the eyes of the world at large, we're outlaws now. We can't go back to the colony. The soldiers, their irises glowed blood red, just like his did. Right. I remember. This is just conjecture, but what if those soldiers are perceiving us as enemies? Because of the red irises. People. Correct. But... What's even up with the colony? Potrebbe essere successo così, eh? Did that freak do that? How? We don't know the method, but it's logical to think he did something. That's exactly right. That's it. So instead of going off our separate ways, we stand a better chance if we all work together. Right? I suppose I can't deny that. If we are going to be running, we might as well have some kind of aim, right? People on opposite sides, working together. Do you see? You're saying we can survive that way? Dude, what are we doing about the homecoming? Lance, are you being serious? Come on, you have to understand. If you still want to go after all this, I won't stop you. But Lance, sei stupido? You'll have to kill our friends here. Ehi, vabbè. Is that even how our lives are supposed to go? Remember that ceremony long ago? But after our homecoming, what's left? Well, think of the praise they got up there, up on that shining platform. Oh, wow. To me, it was like a pillar of husks. Oh. Terrible altar built upon countless lives. You want that as your legacy? You're really okay with that? Well, what do you want me to do? I can't answer that for you. I don't know everything. But we need answers. I say we go out and find them. I want to know, why were we entrusted with these powers? What did he mean by the real enemy? So, the city. La spada. Yeah. What did he say? A land pierced by a great sword? Oh, right. That sword. You know, that massive one, way down south. Radio Mechonis. Defeat the real enemy and restore the world to order. Well then, I guess you can count me in. Mia? I think I'd like to trust that man.
Besides, how can we even fight anymore? After all we've been through. They're the enemy. They were the enemy. Il nemico del mio nemico è mio amico. Di solito. Okay, I'm with Mimi on Però no, aspetta, in questo caso non è che ha molto senso. It may be to our advantage. I'll admit that, at least. Oi, what's that look for? Don't just stare at me. It's creepy. We're gonna need an answer soon. Soggezione. Do I even have a choice? Guess there's nothing for it. Good. My name's Noah. Colony 9, Special Forces Unit. As you know, I'm an officer. These three, Lanz, Uni, and Riku, are my long-term friends. Oh, and this is my passion. No, il tuo strumento per fare il tramandante. Not just the same old music that I learned in training. Okay. What is this? Feels like a surprise inspection or something. It'll help. In the long run. Come on, man. Really? I'm called Mio. I'm an officer in Colony Gamma's musical unit. I can do the 100 metri in 7 seconds. Pretty quick on my toes, I guess. Boia! You go, girl. And I keep a diary. È Bolt! Ma cioè... I never miss a single day. Uni's the name. Special Forces Unit, Colony 9. We act as Noah's escort. Me and the boys, inseparable since we left the boys. Me and the boys. My special moves, group heal. It's sì, usalo ogni tanto. Scusa. My hobby? Collecting fortune clovers, I guess. And I'm Senna. I've been Mio's roomie, ever since I was posted to Colony Gamma. My special quei capelli lì, mi sembra... I'm just crazy strong, I guess. I don't look it, but I can lift far more than my own weight. My hobby is lifting. Oh, there you go, Lanz. Got a muscle buddy. Tra l'altro corre 7 secondi. Porca vacca, 100 metri in 7 secondi. Well, I'm Tyon. I'm part of operations and planning in Colony Gamma's survey branch. For this mission, I was assigned as support for the Offseer. And go on, your special move? I don't have a special move. What's the point? Why share details like that? I don't have hobbies. Wow, Colony dull. Riku. In Colony 9, Riku was head of maintenance. Ah, forse aveva con lei. And these are attendants of Riku. They at Che effettivamente ci sta perché loro sono due donne. I'm Manana. Manana was cookie pon in Colony of Mio and others. Manana master of food, stews, baked goods, fry ups. Can even cook up a mean Gonzales eyeball. Eyeball. Gli occhi di Gonzales. I didn't realize both Agnes and Kevis assigned Nop onto their officer squad. Gonzales è il nemico. Huh? È lo scimmione. Yeah, wouldn't have expected similarities there. Era Gonzalo. Come on. My name's Lanz. Ciao, Lanz. Same colony as Noah. I work as the unit's defense. My special move. Ah, you figure it out. Sono tre mesi che non fumo. Rubbish. Just bear with us. We can plan now that you've joined. So you're acting like we're a team already. Ugh. Spock's alive. Fine then.
I'm with you. You totally sure? What else do I do? Not like we've got much choice. So, what's our angle? We have made some distance, but we're still in the colony's search zone. Luckily, we don't have any colonies south of here. And you? We shouldn't have any colonies mobilized either. So we go south then? Yeah. What are you doing there? Hmm? With our clothes are pretty filthy. No, no, non mischiarli, per favore. Just wondered if there was anything to change into. Oh. Fashion and utility. Oh, è vero. I need a change of clothes too. Cause these are, yeah. Don't stop at clothes. Have a look around. Take anything that could come in useful. È vero che lei c'ha quella maglia verde. Is there anything we could use? È vero. Allora, fermi.